Cioè, raga, potete capire, sono stanco morto, stavo per spegnere tutte le luci del mio studio, sono quasi le 8 di sera, mi ha chiamato Paul, mi ha detto Marco, prepara l'attrezzatura che ti devo portare a fare della roba. Ora, considerando che sono le 8 e che mi ha chiamato all'improvviso, Paolo avrà qualche idea delle sue e già mi spaventa, anche perché sono stanchissimo. Ho lavorato di notte e sono distrutto oggi, proprio giornata no, mal di testa terribile, non lo so, boh, vediamo dove mi vuole portare, speriamo di non far tardi. Io preparo anche la GoPro così vi faccio un po' vedere quello che non succede davanti alle telecamere pit e raga, speriamo che l'idea di Paolo non sia così folle. Vi tengo aggiornati comunque. Oh Paul, allora, mi hai fatto fare 400 km, 1000 gradini, e mo mi spieghi dove siamo, perché sta villa già mi fa paura un attimo. E io sono anche già un po' preoccupato, perché tu non sai il motivo reale per cui siamo qua. Tu lì dentro, da qualche parte, c'è Gianmarco con Gianmarco è giocato? sì, con le sue sorelle. Ok. Noi in realtà non dovevamo neanche venire stasera, però ci è successa una roba strana che poi ti spiego. Sì. E ci ha fatto venire in fretta e furia qua. Secondo me sta succedendo qualcosa già nelle sorelle, Ma ora? quindi secondo me sì. Quindi io farei veloce, raga. Lo so, hai Perché ragione. non è che Allora voglio. andiamo. Marco, andiamo, Simo. Andiamo. Vedo già spare. Ma cos'è lì, bandiere? Qui dentro c'è il museo del paranormale, tra i più famosi del mondo. Marco, afferra la videocamera perché dobbiamo andare da Jones. Andiamo, andiamo. Siamo. Io sono da un lato euforico c'è l'impossibile lì sopra. perché, bravo, perché il posto è pazzesco, però, raga, ve lo giuro, ha proprio dimostrato il suo valore. Perché guarda che se ci pensi poche volte ci è successo. Pronti via, arrivi dalla No, bambola, busta. succedono di tutto. M1, boom. Io Cioè, io sono sotto banco, ma sconvolto. sai che ancora qua mi sento ancora Sì, a un certo punto Ma ragazzi, l'aria è pesante. A un certo punto avevo un doloretto allo stomaco. Non so cos'è che quali di quegli oggetti è il più potente di tutti, No, perché c'è Paolo, sto l'imbarazzo parlando della scena. parlando di Gustav. Forse io lì l'ho detto come battuta, però veramente mi sembra fra tutte le bambole che c'erano, quella meno spaventosa, perché sarà anche il fatto che aveva questo viso con questi occhi con la lacrima. Comunque mi ha dato, no, una sensazione un po' Sì, ma c'è malinconica. di tutto, c'è di Però tutto. attorno a quella c'è di tutto. C'è di tutto. Comunque, oh, ma E l'ho incredibile questa percepito. cosa! Avevo anche un po' di capogiri, anche Giulia. Anche io lui, prima Era di strano. iniziare il rec, abbiamo detto la stessa cosa. Però pensare che comunque, vuole il rispetto. Sì, vuole Sì, essere trattata c'è con ancora rispetto. tanto da dirci. L'ho Sì, trovato non ancora è molto finita qua, chiuso, non è finita che qua. ogni tanto apriva e lasciava andare qualcosa. C'è ancora tanto da indagare, secondo me. Sì, anche secondo me c'è ancora molto da indagare, magari capire di più sulla sua storia proprio. Oggi non abbiamo avuto tempo, ma io No. vorrei veramente Ma sarebbe bello ritornare. capire la storia di ogni No, singolo ma Marco, no, oggetto. cioè, Marco, ci passiamo qualche notte. È l'unica. Oh no, ma intanto io e Io Debbie vorrei abbiamo far un'idea vedere, che io vorrei far ti porto su con vedere. me, andiamo a Sì, far io vedere. vorrei far vedere quanta roba c'è. Perché ce n'è un C'è, botto. mamma mia. No, Ripeto, portiamoli su con non noi. abbiamo avuto tempo per approfondire, ma mi piacerebbe tantissimo, perché è affascinante. Dai, andiamo Dai, li subito. portiamo su, raga. Li porto su. Eccolo qua, c'è anche Gian. Ma Hello! siccome non hanno visto tutto, noi li portiamo a fare un po'. Ah, cosa devi far vedere? Anche lui è il mio best friend. Grazie, Gian. Va bene. No, guarda, c'è di tutto. Da dove iniziamo, Debbie? Dove iniziamo a fare? Guarda, è un mondo da vedere. C'è veramente di tutto. Di tutto. Ah, qua ci sono tutti i. Come si può dire? Le nascite Madonna. strane, le malformazioni. Questa è una tegna. Cioè, praticamente è il verme solitario. Ma guarda che gigante. La mucca con due teste. Cioè, le rune. Ogni oggetto è. No, questi sono topi.
C'è la famiglia di topi. E qua è il reparto che personalmente mi affascina tantissimo. Le streghe. Che noi ci abbiamo avuto tante volte a che fare, Marco. Le nostre amiche streghe. Questo. Sapete cos'è? È una fattura. Una fattura di morte. Praticamente veniva realizzata questa cosa e quando si contro una persona e quando diventava nera la persona moriva. Mio Dio. Cioè, ma ci sono cose le pozioni, guarda. Tutte le pozioni. Sì. Sì. Tu hai idea, Marco, venire qui a nadare? Guarda. Cosa vi ricorda? Amico di Poveglia. Ah, qua è il reparto che affascina Paul. Sì. L'abominevole. Sì. Piacere. È tutto impressionante qui dentro. Tutto. Questo è vero. L'ho raccontato prima. Questo è vero. È vero. Gli è stato donato da una signora. Sì, da una signora. Che era di una persona che conosceva. Una scritta in testa che ci ricorda che diventeremo così. Ecco. Vero. Fisicamente. Ma poi non si sa. Quella là è bellissima. Sì. Quella là è proprio bellissima. No, ma qua. Cucciolo di drago. Ah, questo. Cosa? Questo qua. Questo qua era bellissimo. Ah, è vero, il bambino d'oro, il Kuman Tong. Praticamente è una tradizione, da quello che ho capito, thailandese. Sì. Quando un bambino nasceva morto, sì, o comunque moriva il feto, veniva messo all'interno di un involucro di argilla. Sì, okay? Sì, perché è questo praticamente. Esatto. Quindi qua dentro c'è... E veniva tenuto in casa e gli venivano fatte le offerte. Bah, po' macabro. Sì, un po'. Cioè, dimmi cosa non. No, cosa non è macabro qui dentro? Quello scoiattolo. Denti, guarda. Ah, questo diceva che. Guarda, questi chiodi. Non so se li vedete, raga. Rigettati durante un esorcismo. Esatto. Mamma mia. La morsa di Sant'Eusebio. Antico strumento per esorcismi. Garza usata durante un esorcismo. Qua iniziamo col circo degli orrori. No, qua Simo non piace. Ma che a me piace. Era tanto. Un po' così. Che molte persone. Ma noi abbiamo fatto un'indagine riguardante personaggio che era. Ti ricordi? Era un nano che veniva utilizzato come fenomeno da baraccone, no? Sì. All'interno di un circo. Sì. Con questo posto è. È veramente affascinante, però. C'è di tutto. C'è veramente di tutto. Qua sempre, guardate, qualche rituale. Sì. Questi sono rituali, per forza. Voi siete per rituali. Più guardi più scopri cose. Sì, prima tante cose non le avevo notate. Cioè, ma poi guarda qua. C'è cosa sta. Ecco, vedi, non l'avevo visto prima. Ed è meglio. Era meglio se non lo vedevo. Oh, guarda. Bene, mi sono sentita toccare la testa. Ah, ottimo. Ottimo, direi. È proprio il punto in cui abbiamo fatto l'indagine noi. Il punto delle bambole. La linea di sale l'abbiamo rimessa abbastanza a posto. Sì, anche perché sta roba. No, è meglio tenerla chiusa. È meglio che resti qui, guardate. Questa. Questa è quella che non ti piace a te. Il custode mi raccontava, sì. Quella, mi raccontava che era donata una famiglia che insomma l'aveva spostata tutti i giorni da casa. A me invece non so, ma questa non lo so, mi dà una sensazione strana. Tra l'altro è spostata da come l'avevo lasciata. Non so perché. E questa qui
Dicono che è stata realizzata con il vestito di una strega. E che ce l'abbia particolarmente con... cioè, attacca le donne. Boh. No, vabbè. Oh, papà. Cos'è sto bastone, sto... Questo non l'avevo notato. La bambola bendata. Singapore, non rimuovere per nessuna ragione la benda che copre gli occhi della bambola. Meno male che Paolo non l'ha letto. No, ma adesso lo faccio io, però. No, Marco. Dai. Io ti lascio da solo. No, facciamolo. Vediamo che succede. Ma c'è scritto cosa succede, no? No, è per quello allora... che non lo farei. Dai, togli. No. A te l'onore. No, perché non lo voglio fare, lo devo fare io. Ma io tengo la telecamera. Meno male che Paolo non l'ha letto, perché se lo leggeva... Vabbè, lo facciamo? No. Non lo facciamo, lo faremo se ritorneremo. Aspetta, cosa sto facendo? Questo bastone. Martello per accabatura. Non so. Sicuramente per schiarrito, qualcosa strano. Una donna. Ah! Ecco. Ok, ecco. Vai. Oh, tu me l'hai chiesto. Illuminami. Che, chiamata dai familiari del malato terminale, provvedeva ad ucciderlo, ponendo fine alle sue sofferenze. Oh, eccola lì. Cavolo. Sì, era no. Praticamente la giustiziera. No, gli aveva la botta in testa, questa roba l'ammazzava. Arrivava nella casa del moribondo di notte e dopo aver fatto uscire i familiari, che l'avevano chiamata, entrava nella stanza della morte. La porta si apriva e il moribondo dal suo letto d'agonia la vedeva entrare, vestita di nero. Con il viso coperto e capiva che la sua sofferenza stava per finire. Ho i brividi. Mamma mia. Ho i brividi. No, anche perché, però scusami, ho i brividi. Come ultima immagine, però... Cioè, Paolo, anche questa non l'ha mai posto. Poteva arrivare un po' più carina, no? Come ultima immagine. E invece, no. Madonna. Proprio mai una gioia. E questo? Il libro che ha preso Gian? Sì, il libro rosso. E... Usato da dalle streghe, no? Sì, sono stati fatti un sacco di sacrifici su questo libro, da quello che mi sembra di ricordare, non vorrei dire una cavolata. Sì, l'ho sentito prima anche. No, se questo bisogna ritornare. Lo so. Anzi, no, ecco, scrivete nei commenti. Volete che ritorniamo? Vi prego, scrivete di no, se vi volete bene. No. Tanto lo so che scrivete di sì. Ne ho abbastanza di questo posto per oggi. Dici, ho fatto 400 km per essere buttato qua dentro. Che mi chi devo ringraziare? Paolo. Ecco. No. Ma se poi veniva, posso renderlo? Ecco. Se poi venivamo, mi dicevi perché non ne avete chiamato. Esatto. E quindi Dai, sono contento perché è un posto che No, mi dispiace che Jack non ha potuto venire perché ci teneva. È vero. Però... gli mostreremo questo video. Io spero che la prossima volta Jack ci sarai sì. Perché questo è il tuo posto. La parrucca, vero. Questa cosa, vi ricordate che io avevo fatto una rubrica su It e avevo parlato proprio di questo uomo qua, da cui la storia di It ha tratto, diciamo, ispirazione, esatto. Ok? E raga, questa è la sua vera parrucca. No, vi prego, cioè, a me questa cosa ha sconvolto. Questa era la sua parrucca, di questo... No. Cioè... No, ma c'è di tutto. Jack ha paura posto. Dei pagliacci. È per quello che mi è venuto in mente. No, se viene Jack qua impazzisce. No, ma Jack la Portiamo. Prossima volta. Promesso. Eh sì, no, perché guarda, te lo promettiamo entrambi, aspetta, Jack, perché promettiamo che ti porteremo entrambi. Il team qua. Pannolini ha bisogno di sostegno, capisci sì, a me? Sì, perché è rimasta da sola. Esatto. Va bene. Boh, raga, torniamo dagli altri. Andiamo dagli altri. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, tanti bei like e faremo tanti altri.